Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale. Oggi video brevissimo per raccontarvi di una mia piccola disavventura che però mi ha permesso di imparare una cosa nuova e quindi la voglio condividere con voi. Mi riferisco all'ultimo video che ho fatto sugli acquisti da Cadoro e nel quale vi mostravo questi aghi qui. Misura 12 della John James e vi dicevo che ve li sconsigliavo perché sono troppo corti rispetto agli altri aghi che comunque avevo già a casa. La gentilissima Mary nella sezione commenti mi ha fatto notare che sono degli aghi per embroidery, come potete ben vedere c'era scritto anche bello grosso sulla scatola. Io però non ci avevo fatto assolutamente caso e quindi ho detto boh, chissà perché questi sono così corti e perché io a casa ne ho dei lunghissimi. Infatti sono andata a confrontarli con quelli che già avevo, sempre John James, però questi in misura che va da 10 a 13 e come potete ben vedere sono decisamente più lunghi rispetto a questi. Quindi grazie al commento di Mary ci sono arrivata perché questi qui hanno la dicitura beading. Adesso gli aghi un po' la coprono e si vede poco, però vi assicuro che c'è scritto beading. Quindi, mentre quelli per l'embroidery sono belli corti, quelli per linare sono belli lunghi. Naturalmente, a seconda della destinazione d'uso, gli aghi sono differenti, chiaramente. Quindi, la prossima volta che acquisterò, ci farò ben attenzione sia a guardare meglio la foto per leggere tutte quante le scritte, sia a leggere bene l'inserzione, perché nell'inserzione poi sono andata a controllare e proprio c'è scritto chiaramente embroidery o beading. Quindi dico anche a voi se già non sapevate questa cosa di fare attenzione. Bene, ancora un grazie a Mary per avermi aperto gli occhi su questa piccola questione. Un bacione grande a tutti voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!